La meta del trekking di oggi è il bivacco Beltrando, situato a 2439 metri su Punta Rama. Superato il paese di Frassinetto, dirigendosi verso la borgata Berchiotto, si raggiunge l'Alpe Losa, punto di partenza di questo trekking. Il percorso di salita è indicato per escursionisti esperti. L'ultimo tratto presenta infatti alcuni tratti attrezzati. La difficoltà di questo tracciato sta nella pendenza. I 1200 metri di dislivello sono tutti percorsi con una traccia che attraversa in perpendicolare le curve di livello. Il primo tratto avviene nel sottobosco, si raggiunge poi una zona prativa all'interno di due alpeggi. Superato il corso d'acqua troverete l'unica fontana da cui è possibile attingere acqua. Al bivacco non sono presenti sorgenti. Il percorso di salita è quello indicato dal numero 8. In molti punti sono presenti i segnavia gialli. Ciononostante, in diversi tratti la vegetazione tende a impadronirsi del sentiero. L'inizio della parte attrezzata è indicata da un cartello rosso. Da questo punto in poi saranno presenti alcuni punti dove troverete la fune d'acciaio e alcuni scalini d'ancoraggio. Bivacco appare solo superata l'anticima. Nel percorso di salita è tuttavia possibile individuare la cresta che congiunge Punta Rama a Punta Verzel, sulla quale è presente il percorso attrezzato indicato come itinerario Beltrando. A Punta Rama troverete un bivacco molto confortevole e ben attrezzato di recente costruzione. Sono presenti materassi, coperte, una stufa, prese USB per caricare il cellulare e impianto di illuminazione a LED. I posti letto sono 8 e dalla vetrata d'ingresso, rivolta ad est, è possibile ammirare le luci della pianura e il primo bagliore dell'alba. L'alba è da sempre una delle immagini più intense e poetiche, divenuta una musa per poeti e scrittori di tutti i tempi, grazie alla suggestione e al lirismo che evoca. Del resto, non è un segreto che questo splendido momento della giornata dal tempo sospeso regali all'essere umano un rifugio speciale per sé, quasi un risveglio interiore che lo aiuti a ritrovare se stesso e a connettersi con la natura e l'armonia dell'universo. Sempre da questo lato si individua il percorso attrezzato che porta a Punta Verzel.
percorso di discesa avviene sulla stessa traccia dell'andata. Un'ultima pausa caffè nell'ombra del bosco e torniamo nuovamente al parcheggio dove terminiamo la nostra camminata.